Dopo una campagna elettorale estenuante si torna qui sulla piazza Garibaldi a parlare con l'elettorato, a parlare con i campobellesi. Cosa dirà questa sera? Ma intanto è giusto e doveroso, lo faccio con il cuore, ringraziare tutte le persone che hanno creduto in questo progetto. È normale che io dica i miei pensieri, le mie riflessioni stasera, e lo farò con i 6 consiglieri eletti e nelle mie liste, Campobello Bene Comune, Campobello Città di Mazara del Domani. E poi voglio fare un annuncio alla città, che malgrado ci siano voci che io abbandoni la scena politica, smentirò queste voci, perché io non abbandonerò nulla, sarò sempre più presente che mai, più forte che mai, perché a volte dalle sconfitte nascono nuove forze, nuove vigori, e voglio essere presente con questa città che io credo sempre che un giorno possa cambiare. Oggi giustamente accettiamo questo risultato, questo verdetto dato dal popolo campobellese, lo rispettiamo, ma non vogliamo né arrenderci, né fermarci, né credere che in questo paese nulla possa cambiare. Comunque la speranza c'è sempre. Sì, tanta speranza, tanta voglia, tanta energia e tanto entusiasmo ancora. E arriverà il giorno che questo paese avrà un volto nuovo.